Eccoci ritrovati nel salotto di Caffè di Traverso. Nella puntata di oggi noi vogliamo accendere i riflettori sulla questione lavoro, sulla questione occupazionale in Basilicata. Lo facciamo con il segretario della UILM di Basilicata, Giovanni Galgano. Benvenuto, grazie per Grazie. aver accettato il nostro invito, Grazie. anche perché in questo momento storico il sindacato è al lavoro su molteplici fronti, su numerosi fronti. Ha a che fare con numerosi tavoli, numerose trattative che attengono il settore metalmeccanico. Ci sono delle situazioni più critiche, come quella della CMD, questa industria che fiore all'occhiello del comparto produttivo lucano, che invece attualmente sta creando problemi. E noi, per approfondire, e ci introduciamo con la CMD a questa puntata, chiedo alla regia di inviare un servizio mentre noi ci gustiamo il nostro consueto caffè, cercando di addolcire quella che sarà una puntata, credo, piuttosto critica, perché le vertenze sono aperte nonostante il vostro impegno e c'è ancora tanto da fare. Vediamo il servizio. Brusco colpo di scena nella vertenza CMD, nonostante le proposte sindacali, la trattativa si è interrotta. A comunicarlo sono le sigle sindacali di categoria FIM, FIOM, UILM, FELSA, CISL, NIDIL della CGIL, UILTEMPT della UIL, che parlano di chiusura inspiegabile da parte della CMD sulla costruzione di un sistema solidaristico tra i lavoratori, teso a superare l'ingiustizia della perdita salariale e occupazionale a partire da coloro che sono stati licenziati da ottobre 2018. Eppure era partito con altre premesse il tavolo in Confindustria tra l'azienda e le sigle in questione. La trattativa è cominciata a causa del licenziamento tra ottobre e novembre di circa 20 lavoratori in somministrazione, in alcuni casi anche da 8 anni, e sostituiti con altri a loro volta in somministrazione. I lavoratori quindi, dopo tanta esperienza e professionalità, si sono trovati senza reddito e senza speranze per il futuro. Nei mesi scorsi i lavoratori avevano scritto anche al ministro Di Maio, che aveva visitato lo stabilimento come simbolo dell'industria in Basilicata, ma senza ricevere risposte. Dopo diversi mesi di trattativa l'azienda aveva annunciato che non poteva rinnovare i contratti, ignorando la richiesta sindacale di stabilizzazione dei lavoratori prevista anche da accordi aziendali precedenti. Per i sindacati è inaccettabile che il criterio della solidarietà, ampiamente utilizzato in tutte le crisi industriali negli ultimi anni, a partire dalla FCA, possa rappresentare un ostacolo in un'azienda come la CMD, che ha ampiamente beneficiato di fondi pubblici e che ha annunciato ulteriori investimenti nel settore delle motorizzazioni aeronautiche. Una vertenza destinata a non concludersi qui, perché già lunedì 6 maggio dalle 11 si terrà un presidio degli ex lavoratori sotto la prefettura per chiedere un nuovo interessamento del prefetto di Potenza. Bene, è stato fatto questo presidio. Naturalmente questo era un servizio che è andato in onda nelle nostre edizioni del TG nel giorno stesso in cui si è tenuto il tavolo in Confindustria. Poi voi avete fatto richiesta alla prefettura di interessarsi alla vertenza. Come sta andando ancora tutta la trattativa? Beh, dopo abbiamo subito incontrato, abbiamo fatto il presidio sotto la prefettura. Sua Eccellenza il prefetto ha avuto subito la prontezza di incontrare tutte le organizzazioni sindacali di categoria. Abbiamo illustrato semplicemente a Sua Eccellenza il prefetto lo stato dell'arte della trattativa. Una trattativa complicata che rappresenta proprio l'immagine della precarietà del lavoro oggi non solo in CMD ma anche nel nostro paese, anche per effetto del decreto dignità. Sostanzialmente noi parliamo di un'azienda, bene partire dai dati, dai numeri. Abbiamo un'azienda dove ci sono 100 lavoratori a tempo indeterminato e 79 precari. Quindi questi dati sono esattamente l'immagine di un'azienda importante del nostro tessuto sociale e industriale della nostra regione, ma sicuramente non è proprio l'esempio e l'immagine di quella che dovrebbe essere invece l'utilizzo di un lavoro accessorio che dovrebbe garantire esattamente i picchi produttivi. Invece in questi anni la CMD ha utilizzato in maniera sostanziale e in maniera chiara, Sistematica. sistematica,
classifica il lavoro accessorio come lavoro ordinario, e su questa storia qui dovrebbero anche intervenire quelle che sono le autorità competenti per verificare se le norme in questo paese devono essere anche rispettate in un'azienda come quella della CMD. Ma i lavoratori, quando, nel momento in cui gli era stato comunicato il licenziamento, avevano fatto appello al ministro Di Maio, che però non ha risposto. Lei come interpreta questa posizione da parte del ministero? Io vorrei chiedere a colui che ha indirizzato il ministro Di Maio a visitare quell'azienda lì, oggi dove sono e che cosa stanno facendo per questi lavoratori. Perché quella è un'azienda dove, lo ripeto, dove l'esempio del lavoro accessorio è proprio l'immagine brutta di questo paese. Quindi invito le autorità competenti, le istituzioni regionali, i sindaci e lo stesso ministro a rivisitare di nuovo quello stabilimento e mettere in campo un'azione che possa in qualche modo darci una mano per risolvere questa vertenza. Parliamo di 79 precari, di cui 19 sono stati licenziati in maniera ingiusta dalla CMD. Questa è la vera storia della CMD, a prescindere dai comunicati stampa fatti da Confindustria e da CMD, dove rappresentano un'immagine della trattativa completamente diversa rispetto ai tavoli. E noi ne vediamo uno anche con la sua partecipazione. CMD perché insomma, si è messa di traverso rispetto alla soluzione di avviare i contratti di solidarietà o comunque di prevedere un sistema che possa reintegrare questi 20 lavoratori? Allora, noi parliamo sempre di una platea di 79 lavoratori, di cui 54 hanno superato ben 36 mesi di lavoro accessorio. Quindi siamo anche di fronte a degli operai professionalizzati che hanno imparato il lavoro sul campo. Sono veri artigiani, gente per bene, gente che non ha fatto un giorno di malattia, gente veramente che si è guadagnato ogni centesimo di quello stipendio attraverso il loro lavoro, attraverso le loro mani. E anche su questo, per questo, noi non riusciamo a capire l'atteggiamento di questa azienda, perché in maniera responsabile tutto il sindacato lucano tiene ben presente qual è il mercato, quali sono i problemi anche di un'azienda, e anche da questo punto di vista insieme abbiamo proposto un cronoprogramma almeno di 30 mesi, in questi 30 mesi valutare le esigenze di mercato, la tenuta del mercato anche in relazione a quello che saranno gli sviluppi anche del sistema industriale di FCA, perché la CMD lavora anche per FCA. Quindi in maniera responsabile non abbiamo detto stabilizziamo tutti i lavoratori oggi, perché oggi non ci sono le condizioni per stabilizzare tutti i lavoratori, ma in un cronoprogramma di lunga durata, di medio termine, 30 mesi, e anche tenuto conto anche dei futuri investimenti che CMD ha ottenuto da Invitalia, quasi 30 miliardi di euro per sviluppare un nuovo motore, un motore diesel nel settore dell'aeronautica, che dovrebbe portare nuova occupazione aggiuntiva di altre 55 unità, siamo nella condizione realmente di poter stabilizzare realmente tutti i lavoratori. Basta, ed è un appello che io faccio direttamente al presidente della CMD, di esprimere proprio un forte senso di responsabilità e di sostegno al nostro territorio, però senza alibi, perché quei 19 lavoratori che sono stati licenziati in maniera ingiusta devono rientrare in quello stabilimento. Dobbiamo partire da qui. Un'altra situazione quasi analoga è quella relativa allo stabilimento Ferrosud di Matera. Anche in questo caso ci sono le commesse, ci sono degli investimenti anche fatti in previsione, però per quanto attiene il futuro occupazionale di un'ottantina di lavoratori di questo stabilimento, uno stabilimento storico nell'area industriale di Matera, il futuro resta un futuro nebuloso, non si capisce in che modo si possa far fronte ad una situazione che vede questi lavoratori vivere in un contesto di crisi. Lì sono già scattati i contratti di solidarietà, molti lavorano anche a chiamata nel momento in cui noi vediamo qui il vescovo di Matera, Monsignor Giuseppe Caiazzo, che ha voluto celebrare la messa delle palme proprio nello stabilimento, insomma, anche per dimostrare
dimostrare la sua vicinanza a queste famiglie, perché noi sappiamo che quando si parla di lavoratori non si parla di persone singole, di unità sulla carta, ma si parla di famiglie, di nuclei familiari. Anche qui ieri c'è stato un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, però non si è arrivato ad una soluzione, ad una conclusione. No, purtroppo anche ieri il tavolo ministeriale non ha prodotto grandi risultati, grandi avanzamenti, anche dovuto al fatto che il 22 maggio il giudice dovrà esprimersi sull'eventuale fallimento di questa azienda, perché il grosso problema di Ferrosud è che fino a quando non si chiarisce esattamente le vicende amministrative e di organizzazione dell'azienda, difficilmente si potrà trovare una soluzione a questi 100 artigiani. 100 artigiani perché attraverso le loro mani hanno costruito treni storici e fondamentali per il nostro paese. Anche qui è necessario partire dai numeri, in un settore che non è un settore, quello edile, che è in crisi. Siamo in un settore ferroviario dove c'è un piano di intervento nazionale di quasi 94 miliardi di euro, 94 miliardi di euro che potrebbero garantire tutte le aziende. Ben 58 miliardi di questi 94 miliardi, ben 58 miliardi già sono esigibili per lo sviluppo non soltanto delle infrastrutture, ma anche per l'innovazione e per lo sviluppo ferroviario. Anche perché l'amministratore delegato di Ferrosud, in Gusci, al tavolo ha dichiarato di avere a che fare, di essere alle prese effettivamente con quasi 51 milioni di commesse. Sì. Però ha dichiarato anche che, non avendo la liquidità, senza la liquidità ovviamente ci sono grossi problemi, nonostante delle prospettive che ieri sono state ufficializzate al tavolo ministeriale, anche eventuali nuove acquisizioni di treni e carrozze di Trenitalia, ma ovviamente tutto passerà attraverso una decisione che verrà assunta il 22 dal giudice di Matera, e ci siamo aggiornati al 29 maggio al Ministero per valutare esattamente le decisioni prese dal punto di vista giuridico e legale, e poi insieme al Ministero e speriamo anche qui un appello alla Giunta regionale, al Presidente Bardi, di essere parte integrante di queste vertenze, perché le vertenze sul lavoro sono vertenze sulle famiglie, sul benessere di ciascuno di noi, quindi anche la politica locale, piuttosto che mandare esattamente dirigenti, ma dovrebbero rappresentare invece al meglio la buona politica. Sì, che non sia solamente una presenza istituzionale, sì, ma che sia un impegno preso da parte del governo regionale. E l'azienda Ferrosud, la società, continua a prospettare come strada percorribile per il risanamento quella del fitto del ramo di azienda. Però voi sindacati su questo avete dei dubbi. Perché? Ah, il fitto da ramo d'azienda abbiamo dichiarato ufficialmente ieri al tavolo ministeriale. Se sono nelle condizioni di poterlo fare, non hanno bisogno dell'avallo sindacale, lo possono fare in maniera unilaterale. Però noi siamo convinti invece che quella scelta lì, non solo dal punto di vista tecnico, amministrativo e giuridico, non è possibile applicarla, ma non è la soluzione definitiva per dare uno sviluppo industriale non solo come azienda, ma soprattutto allo sviluppo per i lavoratori. Perché il fitto di ramo d'azienda potrebbe anche prevedere in futuro uno stravolgimento dell'azienda, quindi si potrebbero perdere le professionalità e anche il know-how acquisito dai lavoratori. Assolutamente sì, perché non dobbiamo dimenticare che qualcuno aveva pensato che la Ferrosud da artigiani devono essere semplici demolitori di carrozze. Noi non siamo contrari a questo progetto qui. Noi siamo invece favorevoli ad uno sviluppo tecnologico delle maestranze legate a quello che sono gli aspetti nuovi di come si costruisce un treno nuovo in Italia e nel mondo, e su questo è necessario che a differenza della come hanno fatto molte regioni a partire dalla Campania, anche la Basilicata possa essere parte integrante di questo sviluppo, anche attraverso l'assegnazione di commesse locali, piuttosto che far fare i treni in
Svizzera, in Austria o in Danimarca, sarebbe più opportuno portare sviluppo all'interno dei nostri stabilimenti, senza dimenticare che il settore ferroviario regionale deve essere considerato come un settore complessivo, perché noi abbiamo due stabilimenti, quello della Ferrosud e quello della Firem, che vivono la stessa crisi profonda, una crisi profonda dovuta ovviamente a sistemi diversi, però il nesso è lo stesso, bisogna portare lavoro e ricchezza e tecnologia. A proposito di Firema, sappiamo che domani, è vero, ci sarà un tavolo ancora una volta al Ministero dello Sviluppo Economico dove verrà discussa un'ulteriore vertenza. Quali sono i problemi che attengono questo stabilimento? Allora, Firema, è maniera impropria dire Firema, oggi lo stabilimento di Potenza dell'area industriale di Toscano si chiama Tiragar ed è di un gruppo indiano con una compartecipazione anche di una società campana che è l'Adler. Firema, come noi sappiamo, ha vissuto periodi molto similari a quello della Ferrosud, procedure concorsuali eccetera eccetera, fino a 4 anni fa, dove è stato siglato un accordo nazionale al Ministero del Lavoro dove questa azienda è stata acquisita da questo gruppo, però in questi 4 anni purtroppo le commesse, i piani industriali messi in campo da questa azienda sono risultate non esigibili, non hanno portato un treno in più nei nostri stabilimenti. Oggi siamo con l'utilizzo della cassa integrazione, i lavoratori di Firema lavorano una settimana al mese e noi speriamo, anzi pretendiamo, lo pretendiamo realmente, perché noi abbiamo dato già gran parte della nostra responsabilità firmando quell'accordo che ha mantenuto, purtroppo ha lasciato fuori da quello stabilimento circa 20 unità dello stabilimento di Toscalo, stanno in un bacino e noi dobbiamo riassorbire quei lavoratori attraverso acquisizione di nuove commesse. Una speranza ce l'abbiamo, una speranza che qualche settimana fa il gruppo TFA ha annunciato l'acquisizione di una nuova commessa che potrà portare lavoro per i prossimi 3 anni, ma tra il dire e il fare questo gruppo ci ha insegnato di stare con i piedi ben a terra, quindi dobbiamo capire domani al Ministero, anche qui abbiamo fatto come Fin Fiamme Wim una richiesta specifica alla Regione Basilicata di essere presente a queste vertenze, perché è importante conoscere realmente le dinamiche del nostro tessuto sociale, anche attraverso che cosa? Quella che si chiama riqualificazione professionale, perché il prodotto si sta innovando ed è necessario attraverso la formazione riqualificare eventualmente le maestranze all'interno dei nostri stabilimenti, e su questo anche la politica locale e regionale deve metterci del suo significa attraverso piani di formazione che possono garantire non solo il presente ma anche il futuro della nostra occupazione. E a proposito di riqualificazione del personale, noi ci ritroviamo di fronte ad un'altra vertenza che è quella che attiene nel settore petrolifero qui in Basilicata, rispetto al quale le nostre multinazionali che si sono insediate sul territorio lucano per trarre profitti attraverso i propri giacimenti, pensiamo ad Eni, pensiamo non ultima a Total che sta per avviare la produzione, vede però dal punto di vista occupazionale una fase di crisi rispetto alla quale, facendo riferimento alla Total, una volta terminato il cantiere ci siamo ritrovati con i nostri operai lucani messi fuori dal ciclo produttivo perché non qualificati. La Regione ha pensato bene di avviare un percorso formativo affinché queste maestranze fossero preparate per cercare di reinserirle ora nell'attività di estrazione rispetto a quella di realizzazione del sito della Total. Però resta ancora tutto fermo, i nostri lavoratori sono rimasti a casa. Salvo questo periodo di breve formazione che non abbiamo capito se è partito o non è partito, è partito per tutti, è partito per pochi, ci ritroviamo ancora con una situazione occupazionale, in questo caso nel giacimento di Tempa Rossa, che vede i nostri lavoratori a casa. Sul petrolio
C'è tanto da dire. Prima di tutto bisogna, quando si parla di petrolio, anche in relazione a quello che è successo, alle ultime cose che sono uscite, è necessario prima di tutto tutelare l'ambiente, perché non si può estrarre petrolio danneggiando il nostro territorio, le nostre risorse. La prima cosa è che Total ed Eni devono rispettare quelle che sono le regole di un paese normale, cioè bisogna estrarre nella consapevolezza che l'ambiente è parte integrante e fondamentale delle nostre comunità. Lei faceva riferimento naturalmente a quanto è successo ad Eni dopo lo sversamento del petrolio da alcune cisterne che erano danneggiate, però a quanto pare, insomma, rispetto alle indagini che sono state avviate dalla Procura, Eni ha cercato di tenere nascosto questo sversamento con tutte le conseguenze dal punto di vista ambientale. Questo ovviamente lo stabiliranno qualcun altro, lo decideranno i giudici naturalmente, certo, nelle sedi opportune. Però il mio auspicio è che il petrolio in Basilicata possa rappresentare una risorsa veramente per tutti, una vera risorsa, e per renderla una risorsa vera per tutti è necessario fare e prendere delle decisioni importanti sul futuro del petrolio. Quest'anno scadono anche le concessioni per l'Eni, bisogna ritrattare tutto il sistema petrolifero in Basilicata. Oggi, tra qualche giorno, si insedierà la nuova giunta regionale, speriamo, il nostro auspicio, visto che sono già passati un pochino di tempo. È necessario considerare il petrolio, sia quello di Eni che quello di della Total, nella concezione di un distretto petrolifero complessivo, perché altrimenti non ce ne usciamo più fuori da questa storia qui. Perché il distretto ci potrebbe aiutare non soltanto nel disciplinare le regole di come si estrae in Basilicata con le stesse regole sia per quanto riguarda la Total sia per quanto riguarda l'Eni, ma soprattutto dal versante sindacale è necessario stabilire che le regole sono uguali per tutti. Non si possono avere lavoratori di serie A, di serie B, di serie C, di serie D, come oggi avviene sia nel cantiere Total ma anche nel cantiere Eni di Viggiano. E su questo, come organizzazioni sindacali, come CGL e CISL e UIL, abbiamo avanzato la proposta della famosa contrattazione unica per i lavoratori dell'indotto Eni. Oggi c'è un nuovo incontro alle 14 in Confindustria per in qualche modo trovare una risposta in tal senso. La contrattazione unica va nella direzione di un distretto petrolifero lucano, perché dà una risposta complessiva ai lavoratori sia dal punto di vista normativo ma anche dal punto di vista salariale, ed è fondamentale affinché anche come sensibilità e come ricezione da parte del lavoratore sul petrolio è necessario esattamente andare in quella direzione. Ecco, altrimenti... qui vediamo una delle riunioni che si sono tenute in Confindustria nel momento in cui voi sindacati metalmeccanici avete avviato questa trattativa per un contratto di sito, ma soprattutto anche per la tutela della salute dei lavoratori. Sì. Quindi non c'è solo un sistema che possa tutelare i diritti di questi lavoratori, infatti... anche perché noi ci ritroviamo soprattutto in questi contesti di fronte a continui cambi d'appalto rispetto ai quali abbiamo i nostri lavoratori che non sono assolutamente tutelati, molti dei quali si perdono nel momento in cui ci sono questi passaggi da società a società. Assolutamente sì, questo è il capitolo fondamentale nella contrattazione unica. È vero che c'è il patto di sito, che è un patrimonio che è costruito da tutti gli attori, da tutte le parti, CGL, CISL e UIL, Confindustria, Regione Basilicata, che è un esempio virtuoso del nostro paese, visto che in nessun'altra regione c'è un documento politico sindacale che possa garantire in qualche modo dei cambiamenti di come si gestisce il petrolio in Italia. Ma oggi quel patto di sito va aggiornato attraverso la contrattazione unica, perché in questi anni purtroppo sono successe delle vicissitudini, dei cambiamenti
cambi d'appalto, come si diceva poc'anzi, ovvero di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, oppure di aziende che per vincere la gara d'appalto utilizzano contratti nazionali a basso costo. Siamo arrivati quasi al facchinaggio dentro il centrale di Viggiano, con retribuzioni orarie di 5-6 euro a ora proprio per vincere le gare. Noi invece chiediamo a Eni invece che ad ogni attività all'interno, rappresentata all'interno del centrale di Viggiano, ci sia un contratto nazionale di riferimento che possa in qualche modo racchiudere, noi in qualche modo, che possa e debba racchiudere l'attività prevalente del lavoratore. Solo così. Quindi che valga sia per i lavoratori attivi nel giacimento, sia per i lavoratori dell'indotto, delle aziende dell'indotto. Assolutamente. Bisogna che siano tutelati allo stesso modo, che ci sia un contratto unico di riferimento, che sia quello, e che non ci siano altre strade da percorrere per le società che si andranno ad insediare nei cambi d'appalto, e che la tutela dal punto di vista anche della sicurezza, della salute, sì, valga sia per i lavoratori dell'indotto, sia per i lavoratori del giacimento che per i lavoratori dell'indotto. Sì, infatti noi prima abbiamo siglato un accordo regionale, un primo verbale di accordo regionale con la vecchia giunta qualche giorno prima che si andasse a sciogliersi. Sostanzialmente questo accordo regionale prevede che nel corso dell'anno 2019 un pilastro della contrattazione unica debba essere esigibile attraverso la cosiddetta sorveglianza sanitaria. Che cos'è la sorveglianza sanitaria? È un elemento di giustizia soprattutto per tutti i lavoratori, perché in quei territori ci sono lavoratori anche sulla sorveglianza e sulla salute di serie A, di serie B, di serie C. Noi invece riteniamo che i protocolli sanitari adottati, i migliori protocolli sanitari, che in questo caso è quello che viene promosso da Eni, per i suoi lavoratori debba essere estesa a tutti i lavoratori, perché sulla salute e sulla sicurezza all'interno del centrale di Viggiano non ci possono essere lavoratori di serie diverse. E in questo caso abbiamo siglato questo accordo che prevede che cosa? Che quel protocollo di Eni venga esteso a tutti i lavoratori. Dove e come? Attraverso anche il potenziamento delle strutture pubbliche. Gli ospedali di Villa d'Agri dovranno essere parte integrante di questo progetto, in maniera tale che potenziamo anche le strutture del territorio, in maniera tale che il lavoratore possa rendere esigibile questo protocollo proprio nella struttura pubblica. Invece, mi scusi se la interrompo, sì. Total, qual è il prossimo passaggio? Total, con lo scioglimento della giunta si è tutto congelato, i lavoratori sono gran parte tutti a casa, sono rimaste 100-150 unità dentro il cantiere di Temparossa, sono arrivate anche maestranze fuori dal nostro paese per mettere in esercizio l'impianto. Noi come Wilm Basilicata abbiamo avviato una procedura anche all'Ispettorato del Lavoro per tutelare i diritti soggettivi dei lavoratori che in questi anni non sono stati tutelati sostanzialmente, e quindi già abbiamo fatto un primo incontro il 15 marzo, aspettiamo un altro incontro nel mese di maggio, dove sia Total che Tecnimond, visto che hanno delle responsabilità solidarie nei confronti di questi lavoratori, dovranno sostanzialmente risponderci su alcuni diritti che i lavoratori della Total, non dei lavoratori della Centroli di Temparossa, non sono stati rispettati. Ma a prescindere da questo è necessario che la prossima giunta regionale, appena si insedia, si riprenda in mano la situazione con Total in maniera chiara, anche con Total. Total deve sapere che sta in un territorio che si chiama territorio italiano, dove ci sono delle regole, bisogna far rispettare delle regole, e soprattutto quella formazione che è stata messa in campo sia propedeutica realmente all'inserimento dei lavoratori dentro il centrale di Temparossa. Ecco, lì abbiamo visto un incontro che c'è stato addirittura con il vecchio prefetto Cagliostro, sì. Ora il prefetto è anche cambiato. Sì. Ma un'ultima domanda, siamo in chiusura, a proposito di sorveglianza sanitaria e di sicurezza, abbiamo assistito di recente ad un incidente grave che si è verificato alla Ferriere Nord, ex Sider Potenza, con il distacco della gru, e c'è stato veramente lì forse un miracolo, i lavoratori si sono salvati perché credo, se non sbaglio, ci sia stato solamente un operaio ferito, anche in questo
questo caso, però tutta questa vicenda è venuta fuori a distanza di quasi 48 ore da quando si è verificata. Come mai? Beh, noi diciamo sempre una cosa che si chiama cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Su Imperiale Nord è successa una cosa davvero grave, è letteralmente ceduto un carro ponte. È soltanto per la velocità dei lavoratori si è evitato una strage. Noi prontamente come organizzazioni sindacali abbiamo, attraverso la nostra RSU, all'interno le RSU presenti all'interno dello stabilimento, abbiamo fatto quello che noi dovevamo fare. Abbiamo avviato un percorso, abbiamo fatto il nostro chiedendo responsabilità e che cosa era successo. Ieri c'è stato anche un incontro con Ferrire Nord, e vediamo esattamente, visto che ci sono delle indagini in corso, capiremo esattamente quello che succederà. Ma è fondamentale, perché quando si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro il destino non c'entra. Noi abbiamo fatto una campagna come Wind Basilicata, dove abbiamo racchiuso la cultura della sicurezza come prevenzione uguale vita. La prevenzione attraverso gli investimenti, perché gran parte delle aziende considerano la sicurezza un costo. E fino a quando l'imprenditoria di questo paese considera la sicurezza nei luoghi di lavoro come un costo, un semplice costo, noi non, purtroppo i numeri quando poi in invece Italia, dovrebbe rappresentare una priorità assoluta. È una priorità assoluta, perché molte volte si pensa che da un investimento si deve trarre sempre un beneficio dal punto di vista del dio denaro. Invece noi ci dobbiamo sempre ricordare che la Basilicata è la seconda regione dove avvengono maggiori incidenti sui luoghi di lavoro, tenendo presente il numero degli occupati. Da gennaio ad oggi in Italia sono morte purtroppo 149 persone, l'anno scorso sono morte 763 persone, e dobbiamo sempre partire che la vita in Italia, parlando però soltanto di incidenti nei luoghi di lavoro. Però anche la Basilicata ha i suoi morti, purtroppo piange i suoi morti. Assolutamente sì, da Antonio a Carmine, sono tutte persone che purtroppo hanno perso la vita dentro i nostri stabilimenti, e quindi noi assolutamente dobbiamo creare quella condizione fondamentale per anche nella consapevolezza che la cultura della sicurezza, sia nel rispetto delle norme ma anche attraverso la prevenzione nei luoghi di lavoro, siano elementi fondamentali, a prescindere dal dio denaro, a prescindere da quello che è il tornaconto che regna purtroppo nel bilancio delle nostre aziende. Bene, grazie mille segretario Galgano per essere intervenuto. Noi naturalmente ci aggiorneremo, perché come abbiamo evidenziato durante il corso della puntata, queste vertenze restano tutte aperte, ci sono dei tavoli ancora da mettere in campo, la trattativa è aperta rispetto a tante questioni, ma ne avremmo voluto affrontare anche altre, perché ci sono situazioni analoghe anche per altri stabilimenti, anche stabilimenti più solidi come può essere quello della FCA a Melfi, dove anche in quel caso sono scattati i contratti di solidarietà, ci ritroviamo di fronte alla cassa integrazione. Sappiamo che ci sono delle fasi cicliche che attengono anche il settore dell'automotive, che prevedono queste fasi anche nei momenti in cui ci sono dei rinnovi a livello di linee produttive per l'inserimento di la produzione di nuove macchine. Però anche lì la situazione non è rosea, abbiamo che vive una situazione anche più particolare, sempre tenuto conto del fatto che in Italia le società, le aziende hanno paura di investire, hanno paura di mettere dei soldi sul piatto, di fare degli investimenti. Ci troviamo in una situazione che è critica anche nell'ambito dell'intero paese, quindi noi ci aggiorneremo rispetto alle vertenze che abbiamo toccato oggi, e grazie mille ancora per aver partecipato a questa nostra puntata, e grazie a voi per averci seguito. Ad un prossimo appuntamento con Caffè di Traverso.